Oh, salve a tutti, vediamo un po' dove è la telecamera, la fotocamera, sì, dovrebbe essere qua, ok. Salve a tutti, buonasera, oggi faccio un... Oh, lo chiamano sempre mukbang, ma io non so cosa voglia dire, magari scrivetelo sotto nei commenti. C'è una sorta di mangio davanti a voi, boh, magari ogni tanto ragiono. Faccio vedere cosa mangio, intanto faccio vedere però, no, prima faccio vedere questo, aspettate, questa è anche una bella, diciamo, copertina, se si... non so come si chiama. Un bel cartone con questa una bambina che deve essere molto molto carina, cioè la foto, insomma foto sì, foto poi fatta al computer immagino, che mangia la pizza. Allora, che pizza ho preso? Allora, vediamo un po' se indovinate, se indovinate che pizza è, secondo voi, se ce la fate, ce la fate? Ve lo dico io? È una 4 stagioni, una 4 stagioni, davvero ho preso una macchinetta, ho preso questo, e niente, faccio vedere vicino, speriamo sia, ora beh, la marca dice non si può inquadrare, probabilmente non ho gli accaniti fan. Vabbè, io mangio, io boh, non so se vi piace vedere la gente mangiare, io l'ho visti questi filmati di gente che faceva mukbang e non so, a volte sì, sono carini, però a lungo andare, boh. Ma non so, mi stuccavano forse, non lo so qual è l'aggettivo giusto. A me piace mangiare da sdraiato, ve lo dico subito. Pizza è buona, io vado in un posto dove la pizza è molto molto buona. A volte la fanno quasi senza sale, direi senza sale, però a me piace lo stesso, anche quando è senza sale. Non so da cosa dipenda. Non so da cosa dipenda, però è buona. A volte sembra senza sale, altre volte no, salata no, diciamo salata di giusto, no, ma dai, non è buona. Complicato, scusate se mangio a bocca, insomma, intanto apro la bocca e parlo, però pubblicato dei video a Milano, però sto bene, però avrei in mente di fare qualche sortita da Milano perché sempre qua un po' mi stucco. Volevo andare, ho visto un cartellone metropolitano a Vigevano, c'era la foto della piazza di Vigevano, sembrava gigantesca, penso sia grande. È vero che magari anche a volte è l'effetto della foto, però in realtà c'era inquadrata anche le persone, sembrava parecchio grande. Ma Vigevano? Poi c'è Novara, che è un nome che ho sentito nominare, un nome di città, una città che ho sentito nominare. Volevo, tra virgolette, vedere un po', magari una, perché credo ci voglia poco da Milano a Novara in treno credo ci voglia proprio poco, quindi mi sembra avevo visto mezz'ora, mi sembra 20 minuti addirittura, mezz'ora, 20 minuti. E poi volevo andare a fare i bagni al lago di Como, ma non so come. Boh. Sono stato una volta a Como, un paio d'anni fa, mi sembra. Sì, un paio d'anni fa. E il centro molto, molto grazioso, mi è piaciuto. C'era il lago, ovviamente. Però non ho potuto nemmeno mettere i piedi in acqua. A parte non c'era nessuno, era ottobre, novembre mi sembra. Le zanzare. Mi sono allergico alle zanzare. Però volevo tornare a Como, al lago di Como. Però mi ricordo per andare ho preso due treni, ci mesi sembra un'ora, tanto ci mesi 50 minuti, mi sembra tanto. Eppure mi ricordo in autobus
quando andai, non mi ricordo, insomma sì, andai da altre parti, da Milano a Como, passava da Como. Ci mise 20 minuti, mi sembra, 20-25 minuti facendo strada normale. Invece il treno ci ho messo di più, vabbè. Bel colore. Scrivetemelo nei commenti se anche voi mangiate da sdraiato ogni tanto. Io presi il vizio tanti anni fa perché io sono sempre stato un amante delle comodità. Presi il vizio a mangiare a letto la pizza guardando film. O films. Qualcuno ha scritto nei commenti dei miei ultimi video che sono dimagrito, in realtà sono ingrassato e anche parecchio. Poi c'ho il vizio io, sì, vabbè, della sera di andare a letto. Mangiare e dormire e a volte mi annoio, non è che sì, mi annoio perché ho scaricato diversi libri sul mio cellulare, sul mio tablet, però per vari motivi non posso, non è che non voglio, non posso leggerli o leggere un libro di seguito tipo 70, 80, 100, 200 pagine in una volta. Purtroppo al momento non posso, quindi a volte per dormire mi tocca davvero ingozzarmi di cibo, se no non prendo sonno. Poi a forza di stare sempre in una città, bene o male, sempre le solite strade, io mi stucca, non ce la fo più. Ho trovato questa pizzeria che la pizza la fa davvero grande. Però oggi, stamattina sono andato al centro commerciale di Arese, ho visto uno che veniva via, c'aveva una pizza a mano che era ancora più grande. Davvero. Non so se notate, cioè, vabbè. Rispetto a me quanto è, cioè è grande davvero, sono delle due pizze, le fanno così. Ditemi voi come vi sta andando. Carciofo. Immagino che mi diciate che, che non è salutare mangiare da sdraiati, no, beh, salutare non è, non credo proprio lo sia, però presi questo vizio tanti anni fa, però no, è rilassante, di solito, ora sto mangiando così attraverso, giusto? No, di solito mangio così, ecco così, credo sia proprio il top. A me piace mangiare così, davvero, davvero, non per finta.
C'è una bella luce qui, sono vicino a un negozio, tanto non ve lo inquadro, non vi dico cos'è. A quest'ora dovrebbe essere chiuso, sono quasi le 10, no? Se, insomma, 9:40. Vi giuro, guarda, io mangiare sdraiato è il top. E merito. Certo, ogni tanto magari può cadere qualcosa, però tanto inquadro un po' la mia roba. No, si vede nulla. Scusate. Oi, oi. Domani non so cosa farò. Cosa farò? Boh, non ho idea, guarda. Non so cosa farò domani, però a volte vi giuro mi annoio. Perché ho tanti libri da leggere, ho scaricato altri libri, ma per dei motivi che non si possono dire. Come sempre, mi tocca leggere 10 pagine per volta. E poi pian piano mi piacerebbe, sto prendendo, ma non è che sto prendendo il vizio, poi mi piacerebbe pian piano studiare, a volte mi piace immaginarmi la scena, ma dire immaginare la scena è chiaro che quando uno legge lo fa, però mi piace proprio addentrarmi in quelle scene. Però l'altra volta, quando fu, un mese fa mi sembra, non mi ricordo, sì, circa un mese fa, o un mese fa, scusate, comprai un libro, era un giallo, un thriller, boh, mi sembrava un video, cioè un libro vietato ai minori, mi dispiace dirlo, l'ho buttato via, non volevo buttarlo via perché io leggo tutto, poi quando compro una cosa. Però l'ho buttato via. È un libro, non so com'è, forse è capitato là per sbaglio, l'ho preso io per la mia solita fortuna. Allora. Sta scaricando la batteria, aspettate, fa vedere, ok, è successo qualcosa, non so cosa. Insomma, a vivere per strada le voci arrivano e ci sono della sorta di racconti che a volte sono costretto a sentire perché magari ho la macchinetta del caffè, c'è altra gente, ma raccontano delle storie a volte, veramente, guarda, non si possono proprio. Cioè loro raccontano delle storie che io non posso proprio raccontare perché mi sembra talmente, non so nemmeno quale aggettivo usare.
Comunque nei commenti cercate di essere meno scurrili, meno volgari. Adesso non può chiudere stasera. Ma avete chiuso all'8, alle 10. Non che io comandi, perché io non comando nulla, ricordatelo. No? La gente è così, parla, parla, e poi no, vabbè, no, ma io lo dicevo tanto, beh, sì, no. A me dispiace dire queste cose, non è così. La gente parla, ogni tanto le sette, organizzarsi sembrano. Allora, le sette, l'otto, le nove, di qua, di là, e poi. Vabbè, tanto le parole sono importanti, secondo me. Hanno un valore, hanno veramente un valore. Anche alto, certo, hanno un valore alto, ma i fatti. Cioè, non c'è proprio paragone tra parole e fatti. Cioè, i fatti proprio sono di un'altra categoria, diceva qualcuno. I fatti sono di un'altra categoria. Con questo cellulare c'ha una bella fotocamera, sì. Ultima fetta, vediamo un po'. Sì, ultima fetta. Ah no, ce n'è tipo. Oh! Ma fare così. Questo era un po'. Stavo pensando, vabbè, onda. Se potrò un giorno vi faccio vedere, mi piacerebbe farvi vedere come veramente mangio, come diciamo in realtà come mi piacerebbe mangiare, come mi ci sento anche portato, però vivere per strada è così. Ultima fetta. Cioè, cos'è questo olive? Non lo so. Questa luce vengo bene, mi sembra. Tutto effetto della luce, ricordatelo. Se poi mi vedete per strada, non so come mi vedete ora. Aspettate, c'è della gente che ogni tanto parla, racconta delle leggende metropolitane. Siamo a quasi 20 minuti, vabbè. Bevo questo e vi saluto. Questo no, questo no. Allora, questo no. C'è scritto 100% arancia,
spremuta solo frutta. Vabbè, io vi ringrazio. Scusate anche pulissi la mano con pulissi la bocca con la mano, proprio non è proprio l'educazione, ma vivendo per strada al momento è così. Io vi ringrazio per avermi seguito, spero che continuate a farlo. Buona serata, buona nottata, buona giornata e alla prossima. Ciao.